Tifosi biancocelesti, ben ritrovati con Entella Time, il notiziario per non perdersi nulla di tutto ciò che accade nel mondo Entella. È ripartita oggi la settimana dei biancocelesti con la ripresa degli allenamenti, una seduta a porte aperte allo stadio comunale per preparare il prossimo appuntamento. Domenica infatti si torna a giocare in casa, alle ore 14 arriverà il Pineto, prima sfida inedita tra i professionisti a Chiavari tra queste due squadre. Da oggi sono in vendita i biglietti per assistere al match di domenica e ricordiamo sempre che sino a sabato, esclusivamente all'Entella Point, è aperta la campagna abbonamenti per poter vivere insieme a noi tutte le 9 partite del girone di ritorno. La squadra proseguirà la preparazione in vista al match di domenica anche domani con la doppia seduta a porte aperte anche giovedì pomeriggio e poi due sedute a porte chiuse venerdì e sabato mattina. Nella giornata di domenica, oltre ad essere arrivata la seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Fabio Gallo, c'è stato anche il debutto tra i professionisti per Ernesto Matteazzi. Noi ieri vi abbiamo proposto un'intervista al ragazzo classe 2005, per chi se la fosse persa andiamo a rivedere un estratto. I miei compagni quando sono entrato in campo mi hanno aiutato molto e ho rotto l'emozione negli attimi successivi al mio ingresso in campo, diciamo. Ho ricevuto sì un po' di messaggi, mi hanno fatto molto piacere quelli che ho ricevuto da tutti i miei mister che ho avuto in passato. Ci tengo a citare Cisco Guida, Scotto, mister Melucci, che è il mio mister attuale in primavera. Sicuramente devo ringraziare anche mister Gallo per l'opportunità che mi ha dato. Il messaggio che mi ha fatto più piacere però penso sia quello di mio papà, perché è la persona che mi ha aiutato di più durante questo percorso nelle difficoltà e quindi il messaggio più bello l'ho ricevuto da lui sicuramente. Questo è un pezzo dell'intervista di Ernesto Matteazzi che trovate online sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube Entella Tube. Ernesto Matteazzi, giocatore della primavera, ci dà la possibilità quindi di aprire la pagina dedicata al settore giovanile, perché nell'ultimo fine settimana ci sono stati due match ufficiali per le nostre leve di campionato, impegnati gli under 17 e gli under 15, entrambi giocavano una doppia trasferta a Carrara contro la Carrarese, due vittorie sia per i ragazzi di Cisco Guida che per i ragazzi di mister Paolo Annoni, che con questo successo sono andati così a prendersi il primo posto nel proprio raggruppamento. Entella Time per tutti gli approfondimenti, entrare nel vivo del prossimo match di campionato torna invece domani puntuale alle ore 19.